Buongiorno a tutti. Lui, simpatico, sognatore, deciso. Grazie. Lei, affascinante, dinamica, intraprendente. Lei non sbaglia mai. La loro mission? Mia figlia Stacy. Vada avanti. Ricongiungere i loro clienti con una persona amata. Il mio lavoro è di ritrovare la gente. Per amore, dunque. Sempre per amore. Richard. Ci riusciranno sempre? Qualche volta me lo chiedo. Sette Gold, la TV del calcio. Amici di Sette Gold, buon pomeriggio, ben ritrovati a Diretta Stadio, 12.30, primo anticipo delle 12.30 del campionato Inter-Spal, squadre quasi in campo a San Siro, ma la notizia più importante potrebbe arrivare dallo Stadio Olimpico di Roma, si va verso il rinvio di Lazio-Milan, in questo momento non sembrano esserci le condizioni per poter giocare, non è tanto un problema di campo o di stadio, è un problema di città, perché in questo momento Roma è letteralmente allagata, colpita da un violentissimo nubifragio in mattinata. Il prefetto sta valutando se far giocare o meno le squadre, si valuta l'ipotesi di giocare eventualmente alle ore 16, ma ovviamente siamo in attesa di notizie, quindi restate con noi perché vi aggiorneremo. In questo momento è più no che sì, quindi si va verso il rinvio di Lazio-Milan dopo il rinvio di Sampdoria-Roma di ieri sera. Inter-Spal, 12.30, buon pomeriggio a Filippo Tramontana che ci dà le formazioni. Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti, pronti? 60.000 a San Siro, la formazione dell'Inter, Handanovic per quanto riguarda la difesa, D'Ambrosio a destra, D'Albert a sinistra, Skriniar e Miranda, coppia centrale, Borca Valero, Gagliardini, Vecino va in panchina, Candreva, João Mario, Perisic, unica punta, Mauro, Icardi, 4 gol in 2 partite. Per quanto riguarda invece la Spal, con Gomis in porta, Salamon, Vicari e Weissen in difesa, Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora e Costa a centrocampo, la coppia d'attacco è composta da Paloschi e Borriello. Perfetto Filippo, grazie mille, tra un attimo torneremo da te, buon pomeriggio Elio Corno. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Buon pomeriggio Tiziano Crudeli, ciao Tiziano. Buongiorno. Buon pomeriggio Roberto Bettega. Buon pomeriggio e buon anno a tutti. Ben ritrovato Gianni Solaroli. Ciao Francesco, buon saluto a tutti quanti e in particolare agli amici di Radio Number One che ci seguono e quindi un saluto affettuoso. Buon pomeriggio da Alessandro Filadelfia, ben ritrovato. Ciao Francesco, grazie e buon pomeriggio a tutti. Giardini, Vecino va in panchina, Candreva, João Mario, Perisic, unica punta, Mauro, Icardi, 4 gol in 2 partite. Per quanto riguarda invece la Spal, con Gomis in porta, Salamon, Vicari e Weissen in difesa, Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora e Costa a centrocampo, la coppia d'attacco è composta da Paloschi e Borriello. Preda di testa di Miranda che rimette il pallone sulla tre quarti della Spal, va a recuperare il pallone Mora che prova ad andare via in mezzo a due, poi serve Lazzari, il lancio sulla tre quarti centrale, Skriniar prova l'anticipo, va a vuoto, ma poi recupera il pallone molto bene Skriniar, ora Candreva in mezzo a due, riesce a saltare l'avversario, va in orizzontale, poi si avanza di qualche metro, palla al piede, supera la mediana, in questo momento sulla sinistra viene inseguito da Schiattarella, il pallone allora è all'indietro ancora una volta per Perisic che fa segno ad Albert di muoversi sulla fascia, il pallone per lui, cerca l'1-2 proprio con Candreva, non riesce, riprende palla allora la Spal che porta il pallone con Mora che allarga sulla sinistra per Costa, sono tre quarti della Spal, pallone ancora una volta all'indietro, va a allora Candreva dà il pallone ancora all'indietro a Skriniar, poi Borca Valero, linea mediana per Miranda in orizzontale, subito sulla sinistra per D'Albert che ha qualche metro per avanzare, lì lo aspetta Lazzari, João Mario va a prendersi il pallone orizzontale ancora per Gagliardini, tre quarti centrale, tutta per la Spal però è posizionata molto bene, ancora João Mario, orizzontale per D'Ambrosio, si va a destra per Candreva, Candreva prova a verticalizzare, no, orizzontale per...
Ora D'Ambrosio, scambiano i due. Borca Valero per D'Ambrosio, posizione di cross. Chiama la palla Candreva che non è in fuorigioco, può crossare dalla destra. Il cross in mezzo sul secondo palo, salta Perisic ma non ci può arrivare. La palla va dall'altra parte, la recupera D'Albert sull'out di sinistra. Terzo di gioco, stiamo per entrare nel quarto. Perisic 1-2 con D'Albert, velocissimo D'Albert, prova a arrivare in fondo. Il cross in mezzo, buono.